Primo obiettivo, quando ormai tutti le telecamere, le luci sono accese, era rappresentare al meglio una cosa che io ho conoscenza di Alessandria. Io non ho mai visto tanta gente così seguire la squadra, senso di appartenenza profondo, e ho chiesto alla squadra di rappresentare al meglio la città. Il risultato non è buono, anche se non è pessimo, perché lascia pochissime percentuali, ma dobbiamo giocare ancora un'altra partita. E il risultato ci penalizza, ma secondo me è ancora aperto. 0-1, cosa sogno? Sogno una partita a San Siro da parte del Milan, sogno che la squadra riesca a tenere distanze giuste, sogno che negli ultimi 10 minuti dovremo buttare il cuore oltre lo stadio, sogno che uno prende in jolly, mette la palla all'incrocio e supplementari. Cosa cazzo vuoi che sogno? Che devo sognare? Ma sicuramente dobbiamo farlo meglio un po'. Hanno avuto un po' di tiri così in avanti, però è sempre, diciamo, demerito nostro, perché non chiudiamo la partita e facciamo tutte le partite, rimangono in bilico fino all'ultimo minuto, e questo è il problema, perché dobbiamo chiuderle prima definitivamente. Questo succede in campionato, è successo in Coppa, è successo anche oggi, perciò dobbiamo migliorare sicuramente da quel punto di vista. Giochi con una squadra inferiore e non l'ammazzi nel senso buono del termine, quando hai occasioni, gli devi buttare dentro e la partita finisce. Invece così diventa una partita in bilico e rischi anche di pareggiarla, magari di perderla, come è successo a Palermo, come è successo a Genova, come è successo a Spezia.